Ciao a tutti, da me e dal mio amico Beppi. Fa una premessa, domando immediatamente scusa per i termini che useremo, non un po' volgarucci, ma il tema che trattiamo è particolare, quindi ne scusiamo ancora in partenza. Allora, questo è un fatto che mi è successo ieri. La mattina sono andato a fare in giro in Segantini e fuori dalle botteghe, no? Ho visto il Marcello, il Giuliano Calzanghe, ne era diversi, col fregom e la seccia, no? Che inietteva le pilastrai delle botteghe. Godì, ma scusa, ma cosa fai tutte le mattine sempre una roba del genere? Ma dice, stasi dis, e cerca di far finta di niente e di camminare, perché tutte le mattine, io ero rabbioso, che non te puoi neanche immaginarti, tutte le mattine ne tocca sta chi a frega su e il pisciare che fa i cani di qui che li porta in giro la sera. Mi sono messo a ridere, Dio, è meglio che cammina, se no chi da Giuliano, che è anche piccolino, c'ha poi due scopelloni. Sono camminato, avevo la macchina lì parcheggiata al Foro Boari, ora sono una Zoda Ferrera, gira dentro per il vicolo Levantino, puttana Eva, guardavo un giro, pesta, una merda dei cani. Allora, anche a me, mio che veste il cane, mi, al mio Beppi, che devo le ucanuba. A sto chi, secondo me, gli dà da mangiare il caracol, so la cola lì da mettere su le piastrelle quando fa il bagno. Ero talmente inciodato, o dov'è? Desmolarmi la scarpa, lascia lì la scarpa e camminare in soppetta. Porca vacca. Vago su, giro l'angolo, arrivo in Sant'Anna e incontro Vittorio Gazzotto. Che fa sempre il son senza una scarpa? Ma di che l'ho contato, di guarda, a me è successo questo. Vittorio Gazzotto l'è rinomato perché lui in quel tema lì l'è è specialista. Lui, dalla merda che trova in terra del cane, sa dirti, il cane e anche il padrone. Proprio, ma di guarda, dice, se te vedi una robettina piccolina, di lei è un barboncino di quella signora che abita lì al condominio Garda. Se invece lei è una robetta come un Kraffen, no? Lei è un cane lupo di quell'uno, sa che è lì subito dopo il campeggio di Arco a Pravi, no? Se invece lei è una pizza margherita così, lei è San Bernardo di quel da Canere. Allora, io sono andato di ritorno, aiutato al Gazzotto, mi sono tirato via e mi sono messo la scarpa. Allora, signori, mi diria una roba, il comune d'Arco, da fora, tutti questi sacchettei, chi, guanti, tu gratis, no? Allora, o usi questa roba qui, oppure fai come che fa il Beppi. Lui, il John, come si chiama questo? Jack. Lui è il Jack, prima di camminare da casa, no? E che fa fare i suoi bisognini nel vasetto di famiglia. Certo. Perché? Perché veramente il problema non è le merde dei cani, no? Il problema è che se ti trovi un cane con un padrone di merda. Allora, da me, dal Jack, dal Beppi, da Telegarda Trentino, un augurio e usé l'attrezzatura che vi dà il comune di Arco, tanto lei è gratis, togliele su.